Ciao, trovo solo ora un attimo per rispondervi. Quando ieri mi avete chiesto se ero felice del risultato che stavo finalmente raggiungendo, vi ho risposto un veloce sì, molto. A volte ho superato prove difficili che non pensavo possibili. La cosa che mi sono dimenticato di dirvi però è che oggi sento il peso di una responsabilità. È un peso che mi fa sentire importante. Le persone con cui tutti i giorni ci confrontiamo sono persone speciali. Il fatto è che quelle persone che io prima pensavo fossero solo pazienti sono persone come me, come te, come la mamma. Siamo noi. Ho sempre avuto paura in un certo senso degli ospedali, della sofferenza. Poi, studiando, confrontandomi, esercitandomi, tutto ciò che mi intimoriva è diventato quello che volevo affrontare. Non so esattamente cosa sia il coraggio, so però che affrontare la paura della sofferenza fisica altrui mi ha portato a un grado di consapevolezza maggiore di quello che sono. Sapete cosa mi ha sempre fatto effetto del termine infermiere? Che sapesse di infermità. Oggi questo termine mi suona più come infermabile. Una volta un tutor del mio corso mi ha detto che di fianco a un grande chirurgo c'è sempre un grande infermiere. È vero. E sapete cos'è la parola che mi è piaciuta di più? Essere di fianco, non davanti, non dietro. Noi siamo di fianco. Non avrò mai parole sufficienti per spiegare quanto vi sia grato di avermi supportato in questi anni di università. Cercavo un lavoro. Ho trovato una professione. Grazie, papà. Grazie, mamma.